Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Samo su Clash of Clans per creare il nostro nuovo clan. Quindi sì, esisterà tra breve il clan del canale. Il nome ce l'ho ancora un po' incerto, facciamo due ragionamenti insieme e poi andiamo. Nel senso, iniziamo subito a crearlo, vediamo subito le prime cose. Vi faccio vedere che ho finito le mura al 7, ho un po' di mura al 7, all'8 e al 9. Probabilmente ci fermeremo qui per ora per le mura, quindi scendiamo, iniziamo a fare qualche upgrade e varia roba. Però adesso la cosa importante è creare il clan. Crea clan, crea clan. Questo lo andremo a modificare, non mi piace. Lo volevo, avevo trovato uno interessante, figo, che mi piaceva. Vediamo, eccolo qua, questo coso qui con il coso rosso. Meraviglioso, perfetto. Bianco o giallo? Giallo, giallo, giallo. Bianco e giallo, perfetto. Questi li sbloccheremo più avanti, quindi li andremo a modificare. Descrizione, tipo di clan aperto solo su invito, chiuso, aperto, 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 cioè aperto. Numero minimo di trofei per entrare 0, premessa verrà, vediamo, una volta alla settimana, una volta alla settimana si può fare. Sede del clan, ho la possibilità di mettere una location internazionale, Italia, internazionale. No, la sede in casa, la sede in Italia, scusate. Magari. Perché non me lo fai prendere? Ecco, guarda, ci siamo quasi. Sì, non lo so perché lo prendo ogni tanto. Italy, eccolo qua, sei Italia, Italy. La descrizione poi la modificheremo, fotte sega. Free. Allora, l'idea è di fare un sacco di confederate, ok? Quindi, free, mettiamo, l'idea è questa, free nel primo parte del nome. Secondo nome opzionale, poi da decidere. Terzo nome, sì, terza parte del nome sarà Confederation. Questa, essendo la confederata madre, diciamo, quella la più importante, tra virgolette, perché è la prima fondata, cosa ci mettiamo? Cosa ci mettiamo? Ecco, questa era forse un po' la parte più corrente. Cazzo, quanto costa creare un clan? Free. E non mi viene il nome, nel senso qualcosa di carino, servirebbe qualcosa di interessante. Adesso poi l'idea importante è quella di fare un video, ma con subito diversa gente, nel senso questo adesso lo metto, vi metto una foto sulla pagina Facebook del clan, vi faccio vedere come si chiama e tutto il resto, vi metto una foto sulla pagina Facebook, magari facciamo due chiacchiere con i primi che entrano, perché no? Vi do un po' di tempo, metto la foto sulla pagina Facebook. Aspetto qualche oretta e poi finiamo di registrare il video con un po' di gente che è entrata. Ok? Quindi io vi do appuntamento tra pochissimo. Per voi, per me saranno diverse ore. Spero di riscontrare un po' parecchia frequenza nel clan. E poi non disperate perché se i posti arriveranno presto a 50, parlerò con qualcuno magari che è entrato nel clan per fondarne un altro. E poi così via. Ci faremo tutta la scaletta. Mi faccio una bella parte, un bel grafico di clan. E voglio raccontare. Aggiungere una quantità di gente sarebbe fantastico, vero? Riuscissimo a raggiungere, che ne so, a fare 10 clan, quindi 500 persone, cioè 500 persone, vi rendete conto quanti sono? 500 villaggi su Clash, sarebbe una figata. Dai, è una bella idea secondo me, quindi a tra poco. Bene, eccoci qua, ho creato il clan, ho creato il primo e il secondo clan, quindi adesso vi inizio a parlare un po' di tutto. Si chiama FreeConfTM Info, no, ho sbagliato, clan. Eccolo qua. Questo è quanto, c'è un po' di eco, mi avete detto nei video si sente un po' di eco, tenterò di risolvere questo piccolo problema. Comunque, per quanto riguarda il primo, questo è il clan principale con tutti i membri che hanno da livello, insomma, che vanno dal livello 30 in su, perché la maggior parte ho visto erano di livello inferiore a 30, allora ho fatto il secondo clan che si chiama Free Noob Conf, l'ho messo tra i miei preferiti, eccolo qua. Free Noob Conf, questo se siete da livello 0 a 30, bam, qua dentro, in questo clan. Ok? Va bene? Perfetto. Meraviglioso, meraviglioso. Se clicco qui succede. Ok, niente di particolare. Va bene, iscrivetevi al clan e poi appena abbiamo completato i vari clan, insomma, appena è saturo anche questo, di nuovo saturo questo, quindi altri 25 membri e tutto il resto, poi vediamo l'affluenza che avrete. Tanto ringrazio tutti quelli che sono entrati nel clan, anzi, facciamoci salutare, che avevo detto che tra poco avrei registrato. Bene. Ragazzi, siete in onda. Bam. Vediamo quanti.
Quanti ci salutano? Avevo scritto il post sulla pagina Facebook, appunto, ve l'ho detto, il post sulla pagina Facebook, e vi avevo invitato a entrare, quelli appunto che sono nella mia pagina Facebook hanno pensato bene di iscriversi subito al clan. Ho fatto questa divisione, primo e secondo, poi magari ne faremo un terzo per i ragazzi, insomma, i clasher che vanno dal livello 30 al livello 50 più o meno. Tentiamo di giocarcela un po' così e poi iniziare a far crescere i vari clan con gente che recluteremo. Quindi ogni clan avrà vita propria, poi tenterò di farli andare avanti, ogni clan avrà vita propria e poi riuscire, insomma, a essere comunque un gruppo, una squadra che fa collaborazione e non ci si attacca da confederati, giusto? Esatto, mi raccomando, se trovate un confederato in attacco non massacratelo di botte. Comunque, cosa facciamo oggi? Ho dei maghi, un sacco di maghi che avevo preparato per donarli. Vediamo qualche replay che mi hanno mandato diversi replay, vi sono condiviso un sacco di replay. Vediamo questo qua. Che bottino. Vediamo questo replay di Mirko. Non me lo fa vedere? Eccolo qua, perfetto. Partito il replay, questi sono i vecchissimi attacchi su Clash, no? Che ti facevi con gli arcieri, barbari e giganti e spaccamuro. Praticamente questo è semplice. Spero lui sappia come attaccare, nel senso mettere. Io come avrei attaccato, esatto, una cosa del genere. Spacchi qui, uno e due, e poi ci butti dentro i giganti coperti dai barbari e dagli arcieri. No, prima i giganti ci devi mettere, no? Io avrei messo prima i giganti, no, non tutti là, è consigliabile attaccare da più punti di vista, quindi da più direzioni. Io almeno avrei messo qualche gigante qua, e portati magari qualche spaccamuro in più. Io avrei, ve l'ho detto, sarei partito da tutti e tre i lati, quindi uno, due, no, ok, non lo vedete col dito, uno qua e un altro qui, in modo tale da poter fare breccia in più parti insieme, e forse era preferibile secondo me. O magari, non lo so, beh, magari fa il 100%, no, il 100% no, non riesce neanche a buttargli giù il municipio, mi pare, non mi ricordo quante stelle ha preso, una o due comunque, l'attacco l'ha sicuramente vinto. Si prende un bel bottino perché per il suo livello prendersi un bottino di 100.000 e 100.000 non è male, ti porti su un sacco di cose. Comunque sì, ecco qua l'attacco, lo velocizziamo un po' di più, praticamente finito tutto, lui riesce a prendersi il bottino quasi interamente, non riesce, peccato, a distruggere le due torri degli arcieri e prendersi questo 100%, comunque buon bottino, 143.000 e 126.000, che non è male, che non è male, che non è assolutamente male. Comunque per questo video è tutto, era soltanto un video per invitarvi a far parte del clan, quindi di questi due clan, che poi magari ne faremo un terzo, un quarto, un quinto, non lo so, spero di riuscire a fare tanti clan, tante confederate, da riunire tutti voi insieme in parecchi clan e poi tenerci sempre in stretto contatto. Comunque per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se l'hai già fatto, di condividere il video su Facebook per farmi uscire nuove persone, e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!